RLB. Radioattiva. 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 RLB, radioattiva la notizia. RLB che radioattiva la notizia, Edoardo Maruca e Simona Gambero. Buongiorno. RLB radioattiva e soprattutto una notizia brutta. Il dossier di Goletta Verde, situazione allarmante per il mare calabrese. Simona, quante volte abbiamo ascoltato questa notizia? Io esordirei con papaparabarabapapara, guarda, nel senso che non se ne può più, come dire, è davvero una cosa triste, esatto. Ma triste, ma proprio non se ne può più. E ne parliamo di questa grande delusione con un ottimo interlocutore qui di RLB Radioattiva, l'abbiamo sentito più volte. Certamente, rappresentante di Legambiente Calabria, il presidente Francesco Falcone. Falcone, buongiorno. Buongiorno, vi sento malissimo però. Ecco, adesso bene. Sistemiamo un po' meglio, stia tranquillo. Ci sente meglio adesso? Adesso piano piano, sì. Vediamo un po'. Allora, okay. Senta, è questa brutta notizia, fotocopia di quella degli scorsi anni. Cioè, questo vuol dire che non è successo niente. Si alternano le giunte regionali che dicono che la colpa è della giunta precedente, però... ma non è successo niente in pratica. È sempre sporca quest'acqua. Ma questo è un ritornello al quale siamo abituati, quello di scaricare sempre sugli altri le responsabilità. È il momento che ognuno si assuma le proprie e cerca di fare meglio di quanto è stato fatto prima, e poi basterebbe davvero poco. E quello che a noi preoccupa, è, come ribadiamo sempre, noi non diamo pagelle di balneabilità, questo non è il nostro compito, è un compito istituzionalmente dell'ARPAGAL, ma quello che ci preoccupa è che su 24 campionamenti il 90% è uscito fortemente inquinato. Certamente parliamo delle foci dei fiumi, quest'anno abbiamo inserito anche il fiume Noce, tristemente noto, sì, alle cronache per i disastri ambientali che in quell'area sono avvenuti e quindi che è risultato fortemente inquinato, ma ci sono delle foci, delle fiumare che noi stiamo monitorando da 6-7 anni e che escono sempre con i parametri, risultano sempre fortemente inquinati. Quindi a questo punto ci viene, cioè, mettiamo da parte ARPAGAL la polemica che ci sono anche con i cittadini di Nicotera su ARPAGAL e quello che dice sulla balneabilità, ma vogliamo verificare alle foci di questi fiumi che cosa succede, che cosa portano questi fiumi a mare? Dobbiamo dire alla procura di intervenire con un'azione della magistratura, oppure la politica, le istituzioni si assumono questo impegno, questa responsabilità, quindi di arrivare prima che intervenga la magistratura andando a vedere quelli che sono gli illeciti che in quell'area insistono? Senta, presidente Falcone, ma alla presentazione dei dati del dossier di Goletta Verde, per caso è passato qualche politico? Giusto per sapere. Scusa, non ho capito bene. Volevo sapere se è stato presente qualche personaggio politico, esponente politico alla presentazione di ieri a Gizzeria. No, noi chiaramente abbiamo dato notizia della conferenza stampa, non abbiamo invitato nessuno, abbiamo lanciato l'appello quando a Cetraro abbiamo fatto la conferenza stampa sul dossier sui fanghi di depurazione, di istituire il tavolo blu che da anni rivendichiamo sullo stato di salute del mare per fare quadrato, insomma, e per mettere insieme esperienze, professionalità, per cercare di aggredire una volta per tutti il tema. Io non vorrei che adesso ne parliamo, si monteranno le polemiche dicendo che noi distruggiamo l'immagine della Calabria, noi siamo dei calabresi che viviamo in Calabria, non abbiamo imprese nel nord Italia, in Toscana, e quindi non dobbiamo favorire l'impresa turistica nel centro nord. E quindi abbiamo detto facciamolo, non vogliamo che se ne riparli di nuovo il prossimo anno. La politica dovrebbe fare questo, del resto votiamo i nostri rappresentanti per risolvere i problemi, altrimenti ci organizziamo da sé. Le faccio un'ultima domanda, la stima relativamente al costo, no, a quello che ci verrà a costare questo mare sporco è di circa 38 milioni, però quello che emerge è che in questi anni sono stati investiti altri soldi. Ma quello delle risorse non è un problema, nel senso che negli anni anche della fase commissariale sono stati spesi milioni e milioni di euro di risorse finanziarie. Il problema non è solo la realizzazione dell'impianto di depurazione, non è solo la capacità depurativa, il problema è la gestione e quindi come vengono mantenuti gli impianti una volta realizzati,
come vengono smaltiti i fanghi di depurazione, che ci risulta che anche dai dati regionali, cioè praticamente sulla base del carico di acqua depurato, non corrisponde in ugual modo la percentuale, il totale di tonnellate di fanghi smaltiti, quindi dove vanno a finire i fanghi di depurazione. Quindi il problema non è le risorse, è come manuteniamo e come gestiamo gli impianti di depurazione. Senta, le volevo dire come interpreta il silenzio totale, assoluto, di questa giunta del presidente Oliverio in relazione a questa sporcizia immonda che caratterizza le nostre acque? Ma questo sono delle risposte che dovrebbe dare la giunta regionale. Certo, non posso rispondere io in sostituzione della giunta regionale. A me dispiace che ci sia una situazione del genere, e anche che, non rispetto a Goletta Verde, rispetto a Lega Ambiente, perché alla fine è un'associazione che nella sua modestia cerca di stimolare la politica, ma mi dispiace che i cittadini di Nicotera non abbiano, che nessun livello politico abbia accolto quella protesta vibrata dei cittadini di Nicotera. Mi pare di aver appreso dalla stampa che ci sia solo per mercoledì, quindi per oggi, sì, una convocazione del prefetto con Arpacal e con altri soggetti istituzionali. Abbiamo telefonato ieri ad Arpacal, insomma l'unica risposta che sono riusciti a darci è che devono chiedere l'autorizzazione, perché le domande vanno un po' concordate, quindi anche insomma... le risposte, capito? Quando c'è insomma un po' di coda di paglia bisogna fare attenzione a che cosa si risponde qui, evidentemente. Mi pare che c'è un commissario d'Arpacal che alla rappresentanza istituzionale dell'ente, mi pare che potrebbe essere il soggetto che possa dare le risposte che i cittadini di cui ha bisogno, no? C'è un dato evidente di sporcizia, di inquinamento, questo lo dovrà dire l'Arpacal. Mi pare che dei cittadini che pagano le tasse, una comunità abbia diritto ad avere risposte da Arpacal, che è un'agenzia regionale che deve tutelare la salute e l'ambiente della nostra regione. Quindi io concludo dicendo: questo silenzio di Arpacal e anche questo tipo di risposte che voi ha dato è veramente imbarazzante. Guardi, io concludo, Falcone, dicendole una cosa: è un episodio che mi è rimasto davvero impresso. Lo scorso anno un operatore turistico di Paola, sì, lamentò, perché tutti i media erano lì a dire che l'acqua era pulita, questo imprenditore di Paola lamentò la sporcizia del mare. Insomma, praticamente lo misero come capro espiatorio per una serie di... Terrorismo turistico. E gli fecero di tutto a questo signore, gli diedero contro. E lui ancora continuava ostinato e diceva: ma davanti al mio lido l'acqua è sporca. E praticamente gli hanno creato un sacco di problemi. Quindi qui bisogna fare anche attenzione a denunciare, ma nemmeno troppo forte. E farei anche un plauso ai cittadini di Nicotera, ai commercianti, ai tanti commercianti, insomma, che sono tutti insieme andati a protestare. Cioè, nel senso che si sono radunati in qualche modo e hanno alzato la voce. Questo è importante, dovremmo farlo tutti. Grazie Falcone, buona giornata. Grazie Falcone. Grazie a voi. Alla prossima. Buongiorno.